Sardegna e tradizione. Oggi con noi abbiamo il signor Giuannicu che ci racconterà la vita agropastorale della Sardegna. E cosa vuole sapere in esattezza? Ma qualche aneddoto. Una giornata bella, per esempio. Sì, iniziamo con le giornate belle. Una nostra giornata bella è quando si era persa la pecora dell'altro vicino, no? E siamo andati con tutto il paese, tutte le persone a cercarlo. E l'abbiamo trovata e ci abbiamo fatto la festa, capito? Ma come la festa? Ci abbiamo fatto la festa, nel senso che l'abbiamo presa e ci siamo divertiti con lei. Ma, cioè, divertiti, proprio divertiti? Divertiti, è usanza nostra da tempo che quando si perdeva una cosa, poi la trovavamo ed erano affari suoi, insomma, no? Ma un altro aneddoto che ci può raccontare? È un'altra giornata bella, per esempio, quando si era perso l'altra dell'altra parte, una mucca si era persa, l'abbiamo trovata uguale. E gli avete fatto sempre la festa? Sempre la festa, noi non manchiamo mai le tradizioni, noi siamo sempre legati alle nostre tradizioni, l'abbiamo trovato e ci siamo divertiti, insomma. Ma mi tolga una curiosità, anche degli aneddoti tristi qua, c'è qualcosa che riguarda la tristezza qua nella campagna sarda? Sicuramente, mi ricordo così un giorno che mi sono perso io.